Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati su Gaming Galaxy. Oggi parliamo di Red Dead Redemption 2, iniziamo con le guide pratiche. Quindi, saranno pochi video in realtà, ma ci sono le guide pratiche per iniziare al meglio la nostra avventura su PC. Ovviamente sullo schermo voi vedete quello che è la mappa di Red Dead Redemption 2, poi vi farò vedere altri screenshot per ovvi motivi, ma considerate che questa è la mappa principale. Quindi, noi andiamo a prendere la mappa una volta che abbiamo finito le due missioni principali, quindi iniziali dell'online, in cui ci viene regalato il cavallo, poi potremo andare in giro per la nostra mappa per fare un po' quello che ci pare e piace. La prima regola fondamentale nel Red Dead Redemption 2, ovviamente, è l'online, ovviamente è andare a recuperare quello che sono gli tre step principali per poter poi guadagnare dei soldi, quindi poterci cambiare l'equipaggiamento, aumentare, eccetera, eccetera, di livello, eccetera, eccetera. Le tre cose sono ovviamente il certificatino che ci dice che siamo dei cacciatori di taglie, la possibilità di commerciare tramite il nostro accampamento, quindi con Creeps, e ovviamente anche il libro del collezionismo che si prende da Madame Nazar. Iniziamo con le taglie e poi andiamo avanti. Per quanto riguarda le taglie, dovrete ovviamente fare delle missioni. La missione principale di solito vi porta poi ad avere a diventare cacciatori di taglie, pagando ovviamente le vostre 15 once d'oro, quindi comunque bisogna pagare. Ma una volta che voi avrete pagato le 15 once d'oro, potrete andare a fare diverse taglie. Non vi faccio vedere gli screenshot perché le taglie cambiano in base a quella che voi andate a prendere. La leggendaria cambia, se non sbaglio, settimanalmente, mentre le altre due cambiano in base al paese in cui andate a recuperarle. Normalmente è andare a catturare una persona, viva o morta, quel che sia, trasportarla in un determinato punto A e fine della missione. La taglia è semplice. Che cosa servono però le taglie? Le taglie non vi servono per fare dollari, perché in realtà di dollari con le taglie ne farete ben pochi. Vi servono per fare le once d'oro. Quindi, se vi servono le once d'oro perché volete comprarvi, che ne so io, l'arabo, perché volete comprarvi il cavallo arabo, intendo, perché volete comprarvi qualcosa che costa oro, dovrete fare continuamente le taglie perché queste vi daranno 0,2, 0,3 once d'oro a taglia. Quindi, fondamentale. Le taglie da avere come primo step perché comunque oltre a qualche dollaro che può essere dai 10 dollari ai 50 dollari che ovviamente ci servono per magari comprarci un'armettina migliore, beh, quello semplicemente ci serve per l'oro. Quindi le taglie consideratelo sempre per andare a fare le once d'oro. Ed eccolo qua invece il nostro amicone Creeps. Tra l'altro, io non sapendo neanche della sua esistenza, ho fatto un personaggio identico. Quindi siamo dei gemelli quando siamo nell'accampamento insieme. Ebbene, Creeps è colui che durante la storia, ovviamente facendo la missione principale, vi verrà assegnato. Sto facendo le virgolette con le mani e voi non mi vedete, ma vi verrà assegnato per mantenere il vostro accampamento tramite Creeps e ovviamente le sue missioni che si prendono leggendo la lettera che vi spedisce Creeps, ok? Potrete iniziare a commerciare. Vi farà fare qualche missioncina e poi potrete iniziare a commerciare con l'accampamento, quindi tramite lui, per fare ovviamente soldi. Considerate che il commercio, arrivati a un certo livello, vi frutterà dai 300 ai 500 dollari alla volta. Di conseguenza, aumentare Creeps e l'accampamento è fondamentale per questo gioco, perché non dico che sono soldi facili, ma tramite la caccia, che vedremo in un altro video e vi spiegherò in un altro video, noi potremo non solo recuperare le pelli o le carcasse e darle a Creeps per venderle, ma recupereremo anche tutti quei materiali che ci servono per fare le ricette, cucinare e fare tutte quelle diciamo cose di sottocategoria che ci interessano per mantenere cavallo e personaggio in piena salute sia durante gli scontri che in realtà a cazzeggiare in giro. Chiaramente quello che vi posso suggerire io per quanto riguarda Creeps è posteggiate il camping, quindi l'accampamento, cercate un luogo con di fianco dell'acqua, ok? E soprattutto magari in radure, quindi Earthland è un ottimo posto dove piazzare l'accampamento, sicuramente Big River è un ottimo posto, anche tutta la zona di Blackwater non è niente male, questo per il semplice motivo che voi dovrete comunque andare a pesca.
Ora, ricapitolo un attimo. Una volta che voi avrete aperto l'accampamento e avrete sbloccato la possibilità di commerciare tramite Crips, ovviamente pagando le vostre 15 once d'oro, voi avrete un sacco di cose da fare durante l'accampamento che sono fondamentali, fondamentali, ve lo ripeto, per aumentare tutto quello che riguarda il vostro personaggio. Non solo andando a caccia, ok? Quindi andando a prendere gli animali, scuoiandogli o portandogli le carcasse a Crips, ma tramite l'accampamento potrete cucinare, cosa fondamentale per mantenersi la vita, la salute e il Dedai a livelli alti, e soprattutto avere di fianco un fiume o un lago vi darà la possibilità di pescare. Pescare è la soluzione più facile, ok, per aumentare la propria vita. Più pescherete, più il vostro, la vostra barretta, quella attorno, non il cuore, ma il cerchiolino attorno, si riempirà di vita, arrivando ovviamente a livelli massimi. Come vedete in questa foto io lo sto facendo in realtà ancora perché sono al 90%, mentre la mia resistenza, che si fa semplicemente correndo a piedi e si aumenta da sola, beh, per far aumentare la vita dovrete per forza pescare. La canna vi costerà una trentina di dollari, ve lo dico subito, e le esche invece vi costano tipo 50 centesimi, 5 esche. Cercate dei bei fiumi belli larghi, questa è una foto in realtà sul laghettino del cazzo a Earthland, ma a 200 metri c'è un bellissimo fiume, andate nei fiumi e pescate. La pesca è un ottimo modo anche per fare qualche soldino veloce, perché i pesci li potrete andare a vendere tranquillamente al macellaio, al posto di cucinarli. Meglio cucinare la carne e vendere i pesci. Quindi Blackwater, per esempio, c'è un bellissimo lago dove pescare, e dietro di voi, o meglio davanti al, potrete pescare davanti al macellaio, quindi pescare, tirare su al massimo dei pesci che potete, andare dal macellaio, venderli, ricomprare le esche e continuare a fare così finché non avrete la vita piena. È un modo semplice, veloce, che vi serve sia per aumentare la vita che per aumentare un po' i vostri fondi. Considerate che ogni pesce vale 1-2 dollari, quindi ve ne serviranno una trentina per fare qualcosina di decente. Ma comunque è un buon modo, se avete tempo da buttare e non avete sbatta di andare in giro, per fare soldi e soprattutto la vita. Altra cosa fondamentale nei campi, quando avete ammesso l'accampamento, gironzolate, ve lo dico per giustizia, gironzolate alla ricerca di erbe. Erbe che vedete tramite il Dedai, ma vedremo poi meglio nel video che riguarda la caccia, perché anche le erbe vi servono per cucinare e soprattutto per farvi le pozioni che servono sia a voi che al cavallo. Ultima ma non meno importante è la scema che voi vedete sullo sfondo. Io sono quello sul mio bellissimo arabo che finalmente ho sbaggato, ok, perché sappiate che io avevo il cavallo buggato fino a stamattina, e che dovrete andare, diciamo, per ultima a reperire e comunque trovare tramite, ovviamente io vi metto ogni giorno la locazione di dov'è questa scema qui, comunque gira sempre negli stessi posti, comunque dovrete andare a lei, pagare le vostre 15 once per prendere il libro da collezionista, perché ve lo venderà lei. Che cosa serve il libro da collezionista? Semplicemente per fare soldi facili. Sono soldi facili. Ora, vi faccio vedere semplicemente due screenshot in cui una ho tutte le carte da vendergli che ho recuperato, carte e bottiglie che ho recuperato in una zona, e come potete vedere ho 197 dollari, e l'altra invece quando le ho vendute ne ho 478. Questo ovviamente vi fa capire che spendere un'oretta del proprio tempo per arrivare ad avere 300 dollari di guadagno, ok, in un'oretta di gioco, che magari vi servono per comprarvi la nuova arma o il nuovo cavallo o il vestiario nuovo, beh, è fondamentale secondo me averla. Non è una parte in cui, diciamo, vi serve, perché i soldi li fate ovviamente anche con Crips e facendo le taglie, che secondo me sono molto più fondamentali di Madame Nazar, ma se avete comunque le once, quindi d'oro da buttare, quindi avete 15 oro da poter spendere, andate da lei, cercatela e comprate il libro da collezionista. Le collezioni che ci sono tante, ovviamente il libro da collezionista vi permette di reperire, come potete vedere, le bottiglie, le carte e tante altre cose, i fiori selvatici, ce ne sono veramente una marea. Più aumentate lei di livello, più vi darà esperienza, più vi pagherà le cose che andrete a trovare. Se riuscite a portare le collezioni complete vi darà una caterva di soldi indefinibile, e comunque questa è fondamentale da avere se volete fare veramente soldi facili. Un'oretta del vostro tempo vi mettete in free roam e correte a destra a manca a cercare queste cose. Come le cercate però? Beh, lei vi venderà delle mappe in cui troverete
vedete molto semplicemente queste cose in giro. Quindi magari sono a Saint-Denis, magari sono a Blackwater, normalmente nelle città ce ne sono due o tre, poi ci sono invece sparsi in giro per il mondo. Trovatele tutte, portategli le collezioni, perché fate veramente una quantità di soldi, una quantità di PX indefinibile. Bene, queste sono le tre cose fondamentali per iniziare a giocare a Red Dead Redemption 2. Con il prossimo video, che probabilmente uscirà più tardi, o comunque non più tardi di martedì, perché li voglio far uscire più o meno assieme, quindi al prossimo video vi spiegherò come funziona veramente la caccia, perché ci sono vari metodi per prendere gli animali e soprattutto per portargli le pelli più pregiate possibili. Con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima guida, al prossimo video, o magari direttamente in gioco. Ciao a tutti!